Amici di Batticuore, oggi ci troviamo in un'elegante cittadina che domina la Valle d'Itria, in una splendida distesa verde e biancheggiante di trulli. Ci troviamo a Martina Franca, in provincia di Taranto, che con i suoi bianchi vicoli, le splendide chiese, i palazzi signorili ci ricordano tanto l'arte barocca. E nel centro storico di Martina Franca proveremo a far battere più forte i vostri cuori. Siamo pronti per iniziare questa nuova avventura. E voi, siete pronti? E allora venite con me, iniziamo a giocare. Qual è la prima cosa che noti in un uomo? Gli occhi. Gli occhi. La voce è la cosa che più mi interessa. Gli occhi. Il viso. Gli occhi. Qual è la prima cosa che guarda in una donna? Le gambe. Qual è la prima cosa che tocca o che toccherebbe? La faccia, le labbra. Per farci cosa? Per baciarla. Qual è la prima cosa che tocchi? Lo devo dire in diretta, siamo. E che tocco il viso. Mi fermo sulle guance. E basta. Che tocco le mani, forse. Eh beh, questi non ti posso dire la prima cosa che tocco, scusa. Perché? Perché è privata. Non si può dire. No. Le mani. Anche le mani. Dal movimento dei gesti, delle mani, dal tatto, si avverte come anche un po' la persona. Qual è la prima cosa che noti in una donna? I sedili. Qual è la prima cosa che tocchi? I sedili. Quale caratteristiche deve avere una donna per conquistarti? Per conquistarmi? Il carattere. Ah, pensavo che dovevi dire un bel sedere. Eh sì. Fai la faccia della cacciatrice. La faccia della cacciatrice. Dovrei essere super truccata. Non so, potrei fare uno sguardo intenso, per esempio. Una cosa così. Ma lei è innamorato? Sì, di mia moglie. Dove sta la signora adesso? A casa. La vuole salutare, guarda in casa. Sì. Sposato da 53 anni, ho due figli, uno 52 e l'altro 50, e sono contentissimo. Ma ciao Lina, pace e bene. Io lo seguo sempre Studio 100 perché vedo il Taranto. Quale personaggio del mondo dello spettacolo andrebbe in vacanza? Oh signore, George Clooney certamente, visto che se lo sta godendo un'italiana. Raffaello Baggio, dello spettacolo George Clooney. Perché? Perché ha uno sguardo tanto affascinante, ha un carisma allucinante. E che cosa ci faresti? Ci andrei a cena fuori a nome di candela, molto volentieri. E poi? E poi non si dice. Ral Bova. Perché? E perché gli occhi colpiscono molto, è affascinante, è anche una brava persona, infatti le case alla famiglia non è... Dove lo porteresti? Un posto caldo. Per farci? Per trascorrere le vacanze insieme. Un po' più nel dettaglio non possiamo sapere. No, sennò poi mio marito è geloso. E non hai un tuo idolo, una persona che ti colpisce o che ti ha colpito? No, nessun idolo. Vabbè, ci avrei tua moglie. Certo. Allora, con chi andresti in vacanza? Con mia moglie, tu mi parli di storia e spettacolo, io sto parlando di mia moglie. Tu quale personaggio del mondo dello spettacolo portesti in vacanza? Il personaggio americano Brad Pitt, mi piace tantissimo. Perché? Okay. Vedere i trulli, Martina, questa zona Valle d'Itria, fare conoscere un po' le bellezze della Puglia, anche il Salento. Non mi allontanerei dalla Puglia sicuramente, perché mi piace tantissimo. E poi cosa ci faresti? E poi una bella passeggiata al mare, la porterei in una cena aromatica per assaggiare il pesce, non so, un po' di piatti tipici anche nostri. Quindi sei romantica? Sì, molto. Sotto le stelle possibilmente.
sei? Sei di Martina? No, di Macerata, nelle Marche. Che cosa fai qui a Martina? Ho i parenti, ho casa e quindi sono in vacanza con una mia amica. Ok, ma sei fidanzata? No, mi sono appena lasciata. Ahia, come mai? Dopo 2 anni non ci capivamo più. E cosa era che non andava? Tutto, non ci si capiva proprio. Adesso ti innamoreresti ancora? Sì, spero. Sei pronta per innamorarti? Sì. Ecco, guarda, noi ti diamo la possibilità oggi di fare questo gioco con noi. Ti va di giocare con noi a batticuore? No, grazie. Dai! No! Perché? Perché no? Non sei pronta? Ci facciamo una passeggiata. Sono pronta, ma... Ci facciamo una passeggiata e se c'è una persona che ti interessa, poi vi combiniamo un incontro e vediamo che cosa ne viene fuori. Grazie mille, veramente. Perché? Perché sono pronta, ma queste cose non mi piacciono. Sei fidanzata? No. Come mai non sei fidanzata? Non ho trovato la persona giusta. Ti spiego. Tu giochi con noi, la trasmissione si chiama Batticuore. Noi cerchiamo una persona che possa fare al tuo caso e chissà, incrociamo le dita. Ma non lo so, rinuncio. Rinuncio perché vado un po' di fretta, a dire la verità. Potrebbe essere l'occasione della tua vita. Lo so, ma non è possibile. No, vado un po' di fretta, veramente. Telefoniamo e diciamo no. Che arriverai con un quarto d'ora di ritardo. No, mi dispiace, non è possibile. Vabbè, è andata male. Ciao a Studio 100. Ciao. Ci dispiace. Ciao ragazzi, arrivederci. Ciao. Che ci fate qui a Martina? È un giro, stiamo facendo un giro, andiamo a prendere qualcosa al bar. Hai dei bellissimi occhi, anche tu però. Sì, vabbè, grazie. Che cosa fate? State a caccia? A caccia? No, noi siamo prede. È vero? Siete prede? Sì, sì. Ah, in un giorno potreste trasformarvi in cacciatrici? No, per ora no, poi si vede. Fatica, no, meglio stare ad aspettare. Ah. E magari non c'è il principe azzurro? No, ora no. Potrebbe esserci? Sì, potrebbe esserci. Sei fidanzata? No. Chi di voi vuole trovarsi un fidanzato oggi, adesso? Nessuno, no. Dai, vi faccio conoscere, vi faccio incontrare qualcuno che vi può interessare, poi ne può nascere una bella amicizia. Per me, no. No. Dai. C'è single. Se te trovi una persona che magari ti può interessare. Ma non l'ho trovata fino adesso, la devo ma trovare. Ma questa potrebbe essere l'occasione. No. Sei fidanzata? Guarda, ti prego. Mi dici soltanto se sei fidanzata. Sì, dai. Sono fidanzata. Sei fidanzata? Dai, non ci credo. Dai, ti prego, per cortesia, io vengo a Martina per non essere beccata da nessuno e tu mi becchi a Martina. Vabbè, io ti becco a Martina. Non si può sentire. Vabbè, non sei fidanzata tu. Sì, sono fidanzata. Ah, allora non puoi giocare con noi. Non si può, questo è del destino. Peccato. Però se per caso ci dovessi ripensare. Eventualmente. Vieni a trovare. Ti faccio una squilla. Okay. Ciao. Sei fidanzata? Per il momento no. E come mai? Beh, perché non sono fidanzata? Non ho trovato il ragazzo, diciamo così. Potresti trovarlo con noi. Stai scherzando? No. Che come? Come? Tu adesso partecipi a un gioco con noi, ci facciamo una passeggiata e tu ci dici. E tu ci dici se c'è qualcuno che ti piace e te lo possiamo far conoscere. In giro qua? Sì. No, non c'è nessuno. E che ne sai? Magari con noi ti riesce meglio. No, io ti dico che non c'è nessuno. Scommettiamo che lo trovi. Io ti dico di no. Non sei fidanzata? No, quanti anni hai? 23. Come mai non sei fidanzata? Perché non ho ancora trovato la persona giusta, insomma, è così. Ma è difficile? Sì, abbastanza. E come deve essere questa persona per piacerti? Allora, deve essere affidabile prima di tutto. L'estetica non guasta, diciamolo. Poi deve essere affettuoso, deve fare regali. E deve amare gli animali. Insomma, il profilo può essere questo. Tu come ti chiami? Sheila. Sheila, perché non giochi con noi? Cerchiamo di trovare uno che corrisponda a questi requisiti. Ok. Sei pronta? Ah, ce l'abbiamo fatta! Allora, Sheila è la nostra amica. Adesso cercheremo insieme a lei di trovare la persona che potrebbe essere la persona della sua vita. Ma chissà, noi ci proviamo.